Buongiorno a tutti, siamo in Fiera Milano, penultimo giorno del Salone 2013, siamo ospiti di Allo Toff, un brand brasiliano con una collaborazione italiana per quel che riguarda la direzione artistica di Vanni Pasca. Assieme a Pedro Franco ci racconterà questa iniziativa legata al mondo del design. Com'è nato questo brand brasiliano o italo-brasiliano? È nato da una vecchia amicizia tra Pedro Franco, che è un designer e che adesso è diventato un imprenditore, e me, che mi sono sempre occupato come storico e critico del design, e ho fatto molte mostre di design brasiliano. In una di queste mostre, 13 anni fa, Pedro presentò un suo progetto e io, facendo un libro che si chiamava Scenari del giovane design, misi il suo progetto in copertina. Allora iniziò un certo rapporto. Io poi sono andato in Brasile altre volte, ho fatto una mostra di design italiano a Brasile e così via. E intanto Pedro si era sposato con una signora molto tosta e brava, con cui hanno fondato un negozio a San Paolo. Chiacchierando con lui è venuto in mente, anche perché lui è sempre stato innamorato del design italiano, dice: ma questa capacità del design italiano e delle aziende italiane di portare nel mondo la qualità del design non si può recuperare qui in Brasile, dove abbiamo un paese in pieno sviluppo, una tradizione di designer legata a nomi come Niemeyer, Mendes da Rocha e i fratelli Campana, e la possibilità di, proprio perché siamo in paese in sviluppo in questo momento, di coniugare questa sapienza produttiva italiana con la creatività brasiliana. Ecco, allora nacque questa idea di fondare un brand, e questo è il primo step, proprio il primo step, per cui ci sarà il secondo, ci sarà il terzo, ma intanto nel primo step che cosa volevamo far vedere? Volevamo far vedere, uno, alcuni oggetti di grandi designer, Mendini per esempio, siamo seduti su una poltrona di Alessandro Mendini, oppure Vico Magistretti, e insieme progetti di designer anche molto giovani, Nika Zupank, Xavier Lust e così via, italiani, brasiliani, mondiali, un marchio internazionale, però prodotto in Brasile. Perché prodotto in Brasile? Uno, il Brasile è un grande paese in sviluppo, ha una forza produttiva molto forte, non sfruttata sufficientemente. Si può dichiarare finita la fase del Brasile ancora povero in qualche modo, in cui il design dei fratelli Campana gli ha dato fama giocando proprio sulla naivete, sulla semplicità, sulla naturalezza, sui materiali poveri e così via, no? E si può pensare a una nuova fase in cui si fa design, in cui si utilizzano materiali mai esplorati, come materiali amazzonici. Per esempio, noi siamo seduti sulla sedia di Mendini fatta esattamente con materiali amazzonici, mentre ce n'è un'altra versione molto colorata che è quella più tradizionale. Però contemporaneamente si possono anche usare altre tecnologie in un paese che produce per esempio automobili per mezzo mondo, dalla Hyundai alla Mercedes alla Volkswagen alla Fiat, per cui ha ormai un indotto di capacità produttive sui nuovi materiali, sulle nuove tecnologie molto avanzato. Ecco, questo è un po' il quadro della situazione, per cui abbiamo portato Allo Toff qui a Milano, al Salone del Mobile, con uno stand disegnato da Alessandro Mendini, con un catalogo disegnato da un design italiano che ha 32 anni e si chiama Vittorio Venezia, e questo è il primo passo. La cosa sta avendo molto successo e molta attenzione. Infatti noi adesso, come finiamo l'intervista, ci mettiamo a ragionare insieme del prossimo step, cioè come verremo a Milano l'anno prossimo. Fantastico. A te, Pedro. Il brand è italo-brasiliano perché soprattutto il cerevello di tutta questa storia è stato Vanni Pasca.
facendo una chiacchierata, lui mi diceva che il scenario che abbiamo oggi in Brasile è molto simile a quello dell'Italia del finale degli anni 60, inizio degli anni 70, dove non aveva ancora un'altissima tecnologia insieme a design e che alcuni imprenditori hanno fatto una ricerca e trovato altissima tecnologia in altre catene produttive, come automobilistica, aerea, eccetera. Questo quando lui mi raccontava questa storia, io immediatamente ho chiesto se potevamo produrre a Brasile un gran brand con i principali designer del mondo, però facendo la produzione locale, anche perché in Brasile abbiamo un problema di tasse veramente pazzesche, veramente grandi, e che lasciano il design una cosa semplicemente per la elite, per il AAA. Le tasse brasiliane non sono tanto le tasse di produzione, le tasse doganali. I prodotti italiani arrivano in Brasile a costi proibitivi. E anche i designer brasiliani in generale sono autoproduttori perché non lavorano insieme alle ditte, alle industrie, che non vogliono spendere soldi nell'investimento, nella ricerca. E è questo che noi abbiamo fatto. Abbiamo fatto una grande ricerca e, come diceva Vani, aveva ragione, abbiamo trovato tante tecnologie esattamente in questa catena, sia automobilistica, sia aerea, per esempio, quelli fornitori di Embraer. E più interessante ancora è che lì abbiamo trovato anche una ricerca molto bella di materiali, di nuovi materiali, che è quello che nel Brasile abbiamo di migliore. Il scenario anche che abbiamo oggi è un scenario che sembra anche molto importante, questo rapporto tra Italia e Brasile, perché dopo la guerra tanti italiani, anche Minoni, sono andati a Brasile e lì hanno portato l'expertise produttiva, eccetera, e è diventata la prima rivoluzione veramente brasiliana. Come selezionate i prodotti? Cioè, i designer, vedo che avete designer molto noti e designer meno noti, almeno per noi italiani, però poi dietro un designer c'è un prodotto. Per cui, quanto è importante il prodotto, quanto è importante il design? La domanda è giusta. Sono importanti a seconda delle strategie che lei si pone. Intendo dire, per esempio, uno può produrre un oggetto di un designer molto giovane perché gli piace, ma anche perché pensa che quel designer molto giovane può diventare in prospettiva un designer legato all'azienda e molto bravo. Comunque la sua domanda è legittima, ma per questo primo anno il mix è stato fatto fondamentalmente puntato su alcuni progetti di grande immagine, di grandi maestri, e su una selezione fatta da noi di progetti di giovani designer. La domanda che fa lei è molto corretta, parte dal prossimo step. Come le dicevo prima, infatti il prossimo step comincia a diventare uno step non già di un marchio che deve far sapere che esiste, ma di un marchio che deve saper vincere sul mercato. Certo. Parlando di Brasile, foresta amazzonica, deforestazione, attenzione all'ambiente, questo brand come si pone in questo contesto? Questo è l'anima del progetto. Tutti questi prodotti hanno come anima la sustentabilità. Noi abbiamo per esempio questa qua di Nika Zupang, dove l'anima è fatta di canne di zucchero. L'estetica è esattamente quella, che sembra plastica, eccetera, però è sempre sostenibile. Quello lì invece di Fabio Novembre è stata la prima volta nel mondo che si utilizza il legno in polvere nel processo rotazionale. E si può fare la scelta tra otto tipi diversi di legno, sempre lì dell'Amazonia. Questo rimanerà per sempre, anche perché io penso che questo è quello che Brasile c'è di migliore, no? L'obiettivo vostro, l'obiettivo di qualsiasi azienda è quello di vendere in tutto il mondo, ovvio, ma un'azienda brasiliana avrà anche un obiettivo locale molto forte, immagino, visto che il Brasile sta diventando una delle potenze industriali primarie nel mondo. Oggi in Brasile non abbiamo ancora un design democratico. Con questa iniziativa qua potevamo offrire per la grande maggioria del popolo un prodotto veramente con prezzo giusto. E sai, lì abbiamo 200 milioni di persone. È il momento giusto di farlo. Però quando parliamo di esportazione non abbiamo ancora un brand brasiliano. Questo è il primo brand brasiliano dove si può trovare tanti designer
con materiali diversi e soprattutto in funzione esattamente di questi materiali diversi abbiamo fiducia di che troveremo anche mercato al mondo. Ogni nazione ha la sua cultura, diciamo che oggi tutto è molto globalizzato. Quanto il design, diciamo così, io dico il design italiano perché noi siamo qui, ha contaminato il gusto di paesi anche molto lontani. Il riferimento quando si parla di design è sempre Italia. Italia io penso che il punto di partenza rimanerà per sempre e anche per questo siamo un brand italo-brasiliano, no? L'intenzione io penso che il mondo oggi non c'è un angolo, è semplicemente una linea così e per questo mi sembra giusto di stare sempre più vicino, è un mercato unico, non è bisogno più avere solo un mercato brasiliano o un mercato italiano, si può stare sempre insieme, anche per questo abbiamo un direttore commerciale per il mercato europeo e adesso sviluppiamo anche la possibilità di produrre qua però con materiali brasiliani. L'intenzione è anche quando parliamo di un progetto eco-friendly non mi sembra giusto mettere i prodotti, attraversare l'oceano, metterli su un aereo, anche questo non è una cosa eco-friendly. Benissimo, facciamo chiudere a Vanni Pasca questa chiacchierata così. La chiacchierata secondo me è stata ampia, esaustiva, ha toccato tutti i punti nodali, grazie dell'intervista, grazie, arrivederci. Grazie a voi per la disponibilità. Grazie.